Avellino Albalonga, esordio in Serie D, che ci aspettiamo da questa partita? Vabbè, se ci dobbiamo incominciare a preoccupare di queste squadrette, insomma, significa non aver proprio partecipato al campionato. Noi siamo una serie superiore. Per quello che ho visto io, poi che abbiamo perso in Coppa Italia non è un problema, anzi, secondo me è opportuno perché dobbiamo pensare al campionato. In B, in D, sempre e comunque. Sempre. Io comunque tifo Avellino. Avellino Albalonga ci sarai domenica? Sì, cioè solo perché non hanno fatto l'abbonamento, se no il biglietto lo faccio sempre. 8 euro costa il biglietto, un po' troppo? No, vabbè sì, cioè per una serie D non vale la pena. Ma tu lo fai lo stesso? Lo faccio lo stesso. No, no, il calcio non è per me. Niente, macchine, la passione sono le macchine. E fitness e viaggi. Devo ancora assorbire il colpo di aver perso la Serie B, quindi non credo, ancora, il dolore è ancora forte, più in là magari. 8 euro il biglietto di curva, sono già molto forti le polemiche. Io credo che in questo momento così delicato non era il caso di alzare i prezzi, bisognava andarci un poco piano perché sappiamo bene anche il pubblico avellinese, la risposta infatti come tu ben sai è stata molto critica, quindi forse è il caso di lasciare un po' i prezzi più bassi. 8 euro, va benissimo, nella norma di quelle che sono le possibilità anche degli sportivi, perché chiaramente con i tempi che corrono, insomma, non è che poi 8 euro possono anche pesare, non molto però insomma. Ma sinceramente non c'è speranza, è una squadra, anche se si impegna alla fine il risultato è sempre quello. Quindi lei non crede in una rinascita della vita? Io non credo proprio nella città. Situazione diciamo difficile sotto tutti i punti. La lascia proprio a desiderare, la città non offre niente e poi anche se ci mettono l'impegno il risultato è sempre quello. Non mi interessa di calcio nemmeno dell'Avellino. Può darsi. Può darsi. Come l'hai vissuta quest'estate? Sono stato a Gallipoli. No, intendo calcistica, perdonami. È stata una delusione, veramente. 8 euro il biglietto della curva sud, prezzi alti, era 5 quello della Coppa Italia. Molto accessibile il prezzo. Per l'amore dell'Avellino, il colore bianco-verde, perché chi colori quali l'hanno gestita, e mi rivolgo fino all'ultimo, dovevano pensare che sulla carne e sulle ossa e sul sangue ci stava il bianco-verde.